Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. Apriamo questa edizione con un'altra sospensione di attività da parte del questore Marco Odorisio. Dopo lo stop al kebab di via Mazzini e al Queens di piazzale Ellero, oggi è arrivato l'alta a tempo anche al caffè commercio di via Santa Caterina, il locale che si affaccia su viale Trento e piazza Risorgimento. Il servizio. Il questore della provincia di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività del bar commercio di via Santa Caterina. Si tratta della terza sospensione in 15 giorni, dopo quelle del kebab di viale Mazzini e del Queens di piazzale Ellero. Il personale della divisione polizia amministrativa e sociale della questura, assieme agli equipaggi della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Veneto di Padova, ha reso esecutivo il provvedimento amministrativo, in quanto nel corso del tempo nel bar si sono verificati gravi episodi per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte dello scorso 5 maggio, durante la manifestazione Pordenone chiama Europa, il locale era stato al centro di una rissa che aveva coinvolto una ventina di persone, tutte ubriache. E neanche dopo l'arrivo della squadra volante, la barista aveva smesso di servire alcolici. Ma gli episodi violenti sono continuati anche in seguito. Nel pomeriggio del 9 maggio, la squadra volante aveva identificato 12 avventori, di cui 9 con precedenti penali, per i reati di evasione, rapina, furto, rissa, molestie, sfruttamento della prostituzione, atti osceni, lesioni personali, percosse, guida in stato di ebbrezza, ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale. E ancora, nella notte del 17 maggio, 2 pattuglie della squadra volante erano intervenute in piazza Risorgimento per la segnalazione di una lite tra cittadini extracomunitari proprio al bar commercio. Nell'occasione erano state identificate 9 persone, tutte straniere, alcune con precedenti di polizia, ed era stato accertato che la rissa era scoppiata per il furto di un portafoglio avvenuto all'interno del bar commercio. In totale, solo a maggio, le volanti della questura sono dovute intervenire nel bar per ben 7 volte, l'ultima il 24 maggio. La chiusura temporanea del locale si è resa necessaria anche per il fatto che il titolare quasi mai aveva segnalato o richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per i gravi fatti che si erano verificati all'interno e nei pressi del suo esercizio pubblico. Rivelazioni shock di Angelo Rizzo, uno dei mostri del Circeo. L'uomo, condannato a 2 ergastoli per aver ucciso madre e figlia, ha raccontato che la banda criminale sarebbe responsabile anche di un altro orribile crimine compiuto nel nord-est. Il nome è quello di Rossella Corazzin, giovane di San Vito al Tagliamento, che era scomparsa nell'estate del 1975 da Pieve di Cadore. Il gruppo, secondo la confessione di Rizzo, si trovava in vacanza in Cadore. Lì avrebbe rapito la ragazza e, dopo averla portata in Umbria, l'avrebbe violentata e uccisa nella zona del lago Trasimeno. E ieri i vigili del fuoco di Pordenone hanno salvato una bimba di 4 anni rimasta leggermente intossicata per un principio d'incendio a Pordenone in un appartamento di un condominio in via Ippolito Nievo. I vicini di casa hanno segnalato un forte odore di fumo nel vano scale. Sul posto si è precipitata una squadra di pompieri di Spilimbergo presente in centrale per motivi tecnici, supportata da un autoscale e un autobotte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, oltre al personale del 118. Sentiamo il racconto del comandante dei vigili del fuoco, Doriano Minisini. Comandante, ieri sera siete intervenuti in via Ippolito Nievo salvando una bambina che era rimasta a casa da sola ed era intossicata dal fumo. Cos'è successo e come siete intervenuti? Di per sé stesso l'evento non era un evento difficile o molto pericoloso, ma lo scenario che era concretamente pericoloso, perché la bambina era stata lasciata sola in casa. Quindi, come dicevo, una pentola sul fuoco si era surriscaldata. Un adulto può prendere sicuramente dei provvedimenti immediati, una bambina di 5 anni non lo può fare, e quindi noi siamo stati chiamati e siamo saliti dall'esterno dell'edificio con l'autoscala per poter entrare, visto che non c'era modo di poter entrare direttamente, e siamo riusciti a trovare questa bambina chiusa in una stanza e a rassicurarla, perché era piuttosto provata. Rassicurarla, uno dei nostri si è prodigato per calmare la bambina e metterla al sicuro. Questa mattina alle 9.30 è suonata una campanella speciale per le scuole di Pordenone che hanno preso parte a un'esercitazione in caso di terremoto. Nel weekend toccherà anche ad anziani, musei e famiglie. Vediamo com'è andata oggi.
Alle 9.30 suona la campanella nelle scuole pordenonesi, dalle materne alle medie, con l'aggiunta del liceo Leopardi Maiorana. Inizia così la maxi esercitazione in vista di un possibile terremoto. I bambini sono circa 240, quindi un numero consistente. Mi pare che hanno seguito scrupolosamente le indicazioni, del resto noi li prepariamo, insomma, perché riteniamo che l'obiettivo di incrementare la cultura della sicurezza sia un obiettivo prioritario e quindi ci lavoriamo tutto l'anno. Studenti e insegnanti lasciano le aule e si dirigono negli spazi aperti, sotto l'occhio attento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Tutte le scuole del Comune Pordenone hanno evacuato contemporaneamente. Noi siamo stati presenti su 14 scuole e quindi abbiamo visto da osservatori che tutto quello che si svolgeva, come si svolgeva. E quindi alla fine noi facciamo un report, abbiamo una checklist che è questa, dove noi andiamo praticamente a vedere tutte le fasi che sono state fatte e diamo così una valutazione, è stato fatto bene o c'è qualcosa magari da integrare. Alcune criticità, magari se ci sono bambini che hanno o portatori di handicap, che quindi quelli già hanno una gestione particolare, oppure se sono ingessati o hanno qualche altra criticità che non riescono a muoversi, bisogna tener conto anche di questo, che generalmente nell'evacuazione normale insomma non siamo abituati. Nel cortile delle scuole Gabelli è allestita la tendopoli e il centro di primo soccorso. Viene anche simulato il recupero di alcuni bambini feriti grazie all'intervento di 118 soccorso alpino e unità cinofile. È un test fondamentale, un sistema per avere una diagnosi sulla capacità di risposta dell'amministrazione comunale, della protezione civile, di tutte le autorità di pubblica sicurezza della città. Quello che per i bambini è un gioco, in realtà per noi è un sistema per capire quali sono gli elementi di criticità e l'efficienza nella nostra risposta. L'esercitazione proseguirà anche il 26 e 27 maggio con l'evacuazione della casa di riposo Umberto I, del museo Ricchieri e di 250 famiglie del centro città. La possibilità dei cittadini magari di poter venire qui, di vedere anche fisicamente lo sforzo della protezione civile, chi vuole potrà anche dormire all'interno delle scuole Gabelli, è fondamentale. Senza la collaborazione di tutti anche il nostro sforzo sarebbe vano. Ha detto molto bene il coordinatore della protezione civile, siamo tutti protezione civile, non solamente coloro i quali indossano l'uniforme. E sempre Vigili del Fuoco protagonisti per un complesso intervento oggi lungo la vecchia strada della Valcellina per recuperare un camoscio che era rimasto bloccato su una cengia a strapiombo sul lago di Ravedis. Sul posto una squadra della centrale e una del distaccamento di Maniago. L'intervento è stato realizzato con tecniche speleo-alpine fluviali. Una squadra di pompieri SAF ha raggiunto l'animale dall'alto, mentre una del soccorso acquatico si è avvicinata dall'acqua con un gommone da rafting e un palo telescopico per il recupero di animali. L'operazione si è risolta nel migliore dei modi con il recupero del camoscio incolume e la sua successiva liberazione nel bosco. Sul posto anche la forestale di Maniago e il personale della diga di Ravedis. Sacile ha ufficialmente una nuova giunta, la squadra che governerà la città è stata presentata oggi dal sindaco Spagnol in municipio, tra gli assessori anche l'ex primo cittadino. Nuova giunta per la città di Sacile. Il nuovo sindaco Carlo Spagnol ha presentato in municipio la sua squadra, rinnovata al 50% rispetto a quella uscente, con un mix di esperienza e volti nuovi. Allora sindaco, insomma, squadra fatta e oggi presentata, da domani si comincia a lavorare sul serio. Cominciamo a lavorare già da oggi perché cose da fare ce ne sono veramente tante, la squadra è motivata, impegnata e piena di entusiasmo e quindi sono sicuro che partiremo col presupposto giusto. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a bilancio e programmazione, pianificazione, attività economiche e personale. Assieme al primo cittadino, 4 uomini e 3 donne. Claudio Salvador sarà vice sindaco e assessore a sport, associazionismo, sicurezza e polizia locale. A Roberta Lott le deleghe a cultura, comunicazione, lavoro e occupazione. Per Ruggero Spagnol, il più giovane del gruppo, il compito di occuparsi di scuola, educazione e formazione, politiche giovanili, progetti europei e Pedibus. Antonella Baldo sarà il referente per salute, servizi sociali, integrazione, strutture protette e politiche per la famiglia. A Maurizio Coan spettano ambiente, patrimonio e protezione civile. Un solo assessore esterno, si tratta di Anna Elsa Zanfrà, che ha le deleghe a pianificazione urbanistica, edilizia privata, città sana e pari opportunità. In squadra anche un pezzo da 90 come l'ex sindaco Roberto Ceraolo, che ha guidato la città negli ultimi 9 anni. Si occuperà di opere pubbliche e programmazione della viabilità. Io dico che sono emozionato, non mi crede nessuno. Certamente per me è inutile nascondere, c'erano delle aspettative diverse, io sono comunque molto soddisfatto del risultato raccolto in città, della risposta che i cittadini hanno dato ed è stato anche questo una ragione di più rispetto per accogliere l'invito che Carlo mi ha formulato. E permettetemi ancora una volta, viva Sacile!
Le vie di Pordenone, il venerdì e il sabato, dalle 17 alle 21 fino a ottobre, si trasformano in un grande spettacolo a cielo aperto grazie a Pordenone Air, il festival degli artisti di strada. È cominciata la seconda edizione di Pordenone Air, festival degli artisti di strada che fino a ottobre animerà le vie e le piazze del centro, il venerdì e sabato sera. Dalle 17.30 alle 21 circa, chi passeggia nel cuore della città il fine settimana potrà assistere a spettacoli di musica live acustica, cabaret, danza, giocoleria, con artisti dall'Italia e non solo. Sì, non solo dall'Italia, ma anche l'anno scorso erano venuti dalla Slovenia, dalla Croazia, artisti di Roma, perché molti di loro si occupano e vivono di questo e seguono tutta una serie di iniziative, di festival che si svolgono altrove. Quindi sono di passaggio, noi li intercettiamo oppure loro ci scrivono e in questa maniera raccogliamo adesioni che quest'anno sono maggiori, quindi siamo contenti di questa cosa. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune. Sindaco, qual è lo scopo per l'amministrazione di questa Pordenone Air? Di rendere più piacevole la città per chi la frequenta, per chi la vive, tra l'altro facendo leva su quella che è una delle energie primigenie, originarie e anche più belle della città, cioè la musica. Nessuno utilizza commercialmente questi artisti, al contrario si fa arricchire ulteriormente il quadro di Pordenone con i suoi contenitori culturali, le sue manifestazioni, le tante iniziative, le tante occasioni di incontro per mettere un altro tassello. Lo scopo è anche creare ricadute positive per il commercio cittadino. Le famiglie potranno recarsi in città, vivere in serenità quello che può essere un momento di svago, che può anche essere il momento delle arrivare in città per comprare presso i nostri negozi. Quindi tutta una serie di iniziative che vogliono cercare di rendere attrattiva la città e poi possono essere anche potenziali clienti dei nostri commercianti. Michele Stefanuto, non esiste solo la musica della grande industria. È vero, non esiste assolutamente solo quella, anzi secondo me c'è tutta una ricchezza che non è neanche tanto più nascosta ma è per strada. Quindi l'ho vista in Europa, l'ho vista in America e sono felice anche di farne parte qui a casa. Era questa l'ultima notizia di oggi, adesso la linea va a Sentieri e Natura. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna lunedì alle 20.45. Grazie per averci seguito e buon weekend.